La prima parte sarà sul protocollo TDCS dello studio multicentrico sull'efficacia della stimolazione elettrica transcranica sul recupero motorio dopo ictus. Come già sapete, questo trial è registrato sul portale clinicaltrial.gov. L'obiettivo primario è quello di valutare l'efficacia della TDCS nel migliorare il recupero funzionale dell'arto superiore dopo 3 settimane di riabilitazione neuromotoria combinata con la TDCS. Ci sono poi tutta una serie di outcome, obiettivi secondari, che sono, come vedete in questa diapositiva, sono quelli di valutare gli effetti del trattamento su equilibrio, andatura ed altri aspetti che hanno a che fare con il comportamento motorio. Quello che vedete in questa diapositiva è il disegno dello studio. C'è la prima fase di reclutamento, verifica del soddisfacimento di tutti i criteri da parte dei pazienti che entrano nello studio. Poi vedremo quali sono, diciamo, i criteri di valutazione. C'è poi la stratificazione di questi pazienti in un braccio, che sono quelli acuti o subacuti e subacuti cronici, e c'è poi la randomizzazione, che vi verrà spiegata più avanti. In particolare, ci sarà poi un webinar dedicato per quanto riguarda la parte di randomizzazione. Quello che andremo a vedere oggi è in modo specifico i 3 protocolli che verranno utilizzati in questo trial. Un protocollo placebo, uno di stimolazione catodica e uno di stimolazione di tipo anodica. In quasi la totalità dei centri, lo stimolatore che verrà utilizzato è quello che vedete alla sinistra di questa diapositiva. Uno, forse due centri utilizzeranno l'altro neurostimolatore. Per questioni pratiche, durante questo webinar noi vi insegneremo come utilizzare questo stimolatore, come programmare questo tipo di stimolatore. Come tutti sapete, questi stimolatori sono composti da una batteria. La batteria è collegata a 2 elettrodi, un anodo e un catodo. Questi 2 elettrodi vengono collegati sullo scalpo del nostro paziente, e poi viene rilasciata questa corrente attraverso questi 2 elettrodi. In realtà, come già avevamo visto l'altra volta, come già sapete, non è solo una batteria, ma lo stimolatore è leggermente più complesso e prevede che ci siano tutta una serie di altri controlli. In particolare, lo stimolatore va a verificare se il contatto fra l'elettrode e la cute, perciò l'interfaccia elettrodo-cute, è buona. Questo è fondamentale perché, se quel contatto non è buono, il sistema lo misura, lo verifica, e a quel punto non fa partire lo stimolatore. Uno dei motivi per cui lo stimolatore non parte è proprio perché l'impedenza è alta. Nel momento in cui lo stimolatore verifica che l'impedenza è buona, allora parte e fa andare la corrente che è stata programmata dal protocollo. Per quanto riguarda il protocollo di stimolazione, lo vedete rappresentato in questa diapositiva. C'è perciò un trattamento di 3 settimane, 5 giorni a settimana. L'intensità della corrente è di 2 mA, la durata è di 20 minuti e la TDCS viene somministrata durante l'esercizio previsto per il recupero posteriore. Le misure degli elettrodi sono quelle che vedete riportate qui: 20 centimetri quadrati per quanto riguarda quello che viene chiamato l'elettrodo attivo, cioè l'elettrodo che viene collocato nell'area di studio, che sono un elettrodo di 5x4, invece 30, molto più ampio, è l'altro elettrodo di 30 centimetri quadrati, 6x5, quello che viene messo sulla spalla controlaterale. Abbiamo perciò questi sono i 3 protocolli. Abbiamo una stimolazione
catodica, una anodica e un placebo. Tenete conto che per quanto riguarda la preparazione dei protocolli avremo due protocolli alla fine, uno di tipo placebo e l'altro di tipo reale. La stimolazione catodica o anodica vede solo lo shift, il cambiamento dei due elettrodi. Perciò è sufficiente spostare il catodo o l'anodo a secondo del protocollo che andremo a utilizzare. E quello che vedete in questa diapositiva invece è il disegno del protocollo. Perciò nella stimolazione placebo quello che si avrà è una stimolazione che dura 20 secondi, perciò inizio, dopodiché va a zero per 20 minuti e poi c'è la fine di nuovo una stimolazione per altri 20 secondi, in modo tale che il paziente, se ci sono delle sensazioni, abbia quelle sensazioni anche durante la stimolazione placebo. Invece qui vedete rappresentata la stimolazione catodica. In questo caso il protocollo prevede che il catodo sia messo a livello di area controlesionale. Nella stimolazione invece cosiddetta anodica, l'anodo viene collocato invece in quella che è l'area perilesionale, cioè l'emisfero leso. Perciò l'idea di base, quella che vedete qui, è l'idea sottostante da un punto di vista teorico. In seguito a una lesione dell'area motoria si ha uno sbilanciamento di quelli che sono le connessioni, l'equilibrio, il funzionamento generale dei due emisferi, dove c'è un'aumentata, diciamo, forza dell'emisfero sano verso l'emisfero leso. Per ristabilire un equilibrio si applica o la stimolazione anodica nell'emisfero leso, in area perilesionale, per aumentare l'eccitabilità corticale in quelle aree, perciò c'è una upregulation, o per quanto riguarda la stimolazione catodica, viene applicata nelle aree controlesionali in modo tale da ridurre l'eccitabilità di queste aree corticali. Questa è l'introduzione, diciamo, sul problema teorica, e passiamo agli aspetti pratici. La programmazione del stimolatore. La prima cosa che dobbiamo fare è perciò predisporre lo stimolatore per il trial che andremo ad eseguire. E vi faccio sentire un video che vi fa vedere come si programma questo stimolatore con il BrainStim. Questa è la schermata che compare dopo aver fatto il login per accedere al programma della BrainStim. Clicchiamo su Gestione protocolli e andiamo a creare i due protocolli che utilizzeremo in questo studio. Clicchiamo su Nuovo protocollo in alto a sinistra e andiamo a creare il primo dei due protocolli. Il primo che andremo a creare è quello Real, che utilizzeremo sia per la stimolazione anodica che quella catodica, perché poi quello che cambierà sarà il montaggio. Come codice possiamo scrivere 1 e come nome possiamo scrivere 2 in ampere. Nel menu a tendina qui sulla destra impostiamo che il protocollo sia nascosto, quindi nascosto sì. In questo modo le caratteristiche del protocollo non saranno visibili da scrivere. La forma d'onda è continua. Il tempo di salita è di 10 secondi, così come il tempo di discesa, che corrispondono alla rampa di fade-in e di fade-out. La durata del livello è di 20 minuti, quindi 1200 secondi. Vi raccomando di inserire questi valori sempre in secondi. La corrente è di 2 mA, che dobbiamo inserire in microampere, e quindi scriveremo 2000. A questo punto il primo protocollo è pronto e possiamo salvarlo. Dal menu a sinistra clicchiamo Salva. Torniamo quindi alla lista dei protocolli e andiamo a creare il secondo protocollo, quello relativo alla stimolazione SHAM. Quindi clicchiamo nuovamente Nuovo protocollo. Come codice possiamo inserire 2, come nome SHAM. Anche in questo caso il protocollo sarà nascosto, quindi dal menu a tendina qui sulla destra selezioniamo Sì. Come forma d'onda scegliamo dal menu a tendina SHAM. E a questo punto andiamo a impostare i vari parametri. Il tempo di salita è sempre di 10 secondi. Il tempo di livello iniziale
è di un secondo. Il tempo di corrente nulla è di 20 minuti, quindi 1200 secondi. Tempo di livello finale è sempre un secondo, tempo di discesa 10 secondi. La corrente, sempre da inserire in microampere, è di 2000 microampere. Anche in questo caso il protocollo è pronto, quindi clicchiamo dal menu a sinistra Salva. Torniamo quindi alla lista protocolli e vediamo nel nostro menu a sinistra i due protocolli che abbiamo appena creato. Cliccando due volte sul protocollo possiamo vedere tutti i parametri che abbiamo inserito precedentemente e volendo modificarli tramite il tasto Modifica nel menu a sinistra. Torniamo comunque alla lista protocolli. Cliccando una sola volta sul protocollo, qua vediamo il protocollo che è stato selezionato. Oltre a visualizzarlo, possiamo a questo punto programmare lo simulatore cliccando il tasto Programma. In questo modo potremo caricare il programma che abbiamo creato sullo simulatore collegandoli tramite Bluetooth. Bene, questa è la parte di programmazione, la parte successiva ora è quella di caricare il programma sullo stimolatore. Per prima cosa andiamo ad accendere il nostro stimolatore tenendo cliccato qualche secondo il tasto verde. Una volta acceso, cliccando una volta la freccia che va in su, ci chiede la configurazione dello slot. A questo punto dobbiamo selezionare lo slot su cui vorremmo caricare il programma. Per selezionare lo slot, clicchiamo Start and Stop e Bluetooth insieme qualche secondo. A questo punto selezioniamo lo slot, in questo caso selezioniamo lo slot 1 tenendo cliccato il segno Bluetooth. Caricherà quindi i parametri. A questo punto torniamo nel menu principale cliccando una volta il tasto in giù. Siamo quindi pronti per programmare lo simulatore. Teniamo cliccato qualche secondo il segno Bluetooth. Ok, e ora cliccando programma sul nostro programma sul computer, metteremo in connessione il computer con il nostro stimolatore e caricheremo il programma prescelto. Ci dice finito, programma caricato con successo, quindi avremo pronto nello slot 1 il programma che abbiamo selezionato sul nostro computer. A questo punto voi potete caricare, a seconda del tipo di protocollo, i diversi programmi. Ad esempio, slot 1 mettete la stimolazione reale, slot 2 la stimolazione sham. Sta a voi decidere questa sequenza, questa assegnazione. È chiaro che poi chi andrà a utilizzare lo stimolatore dovrà solo sapere che deve far andare il programma nello slot 1 o il programma nello slot 2 e non saprà se quella stimolazione sarà la stimolazione reale o placebo. La fase successiva è quella di preparare il soggetto. Il materiale necessario è quello che vedete in questa diapositiva, perciò spugnette, delle misure opportune, cavi elettrodi, gel conduttivo, soluzione fisiologica e della rete elastica per tenere gli elettrodi. Se avete anche del materiale per sgrassare la cute, questo può aiutare per la collocazione degli elettrodi, di conseguenza per abbassare l'impedenza. Ora vediamo la preparazione degli elettrodi. Vi faccio presente che in questi filmati le misure degli elettrodi non corrispondono alle misure degli elettrodi del protocollo, sono solo delle misure esemplificative. A questo punto iniziamo con il montaggio. Bisogna bagnare le spugnette con una soluzione fisiologica. Bisogna bagnarle in modo uniforme, in modo che tutta la spugnetta sia ben bagnata, ma non troppo. Per fare una prova, girandola o schiacciandola, non deve scendere dell'acqua. Fatto questo passaggio, bisogna inserire l'elettrodo nella spugnetta. E a questo punto spalmare in modo uniforme, usando anche un bastoncino a bassa lingua, il gel conduttivo sulla spugnetta. Bisogna fare attenzione che il gel sia spalmato in modo uniforme, andando a coprire bene anche tutti i bordi.
È fondamentale che la conduzione avvenga attraverso tutto l'elettrodo, perché se il gel non è uniforme e la conduzione avviene solo attraverso una parte dell'elettrodo, questo può indurre degli arrossamenti della cuffia, soprattutto se le applicazioni vengono ripetute sopra la stessa parte, la stessa area di cute in giorni successivi. Andiamo a vedere ora come si individua il sito di stimolazione e come si colloca l'elettrodo. Il sistema di riferimento è il sistema 1020 dell'elettroencefalografia e perciò attraverso l'individuazione di alcune misure siamo in grado di collocare il nostro elettrodo sopra, a livello di cute, sopra quella che è identificata come area motoria. La prima cosa da fare è quella di trovare CZ. Per fare questo prendiamo la misura della distanza che c'è tra nasion e ilion. Andiamo a posizionare il metro sul nasion, andiamo a cercare l'ilion. In questo caso sono 34 centimetri. Segniamo con una matita, possibilmente di un colore brillante come ad esempio questa rossa, il punto corrispondente alla metà di questa distanza, quindi 17 centimetri. A questo punto misuriamo la distanza che intercorre tra i due punti preauricolari, quindi dal punto preauricolare sinistro al punto preauricolare destro, facendo passare il metro per il punto che abbiamo prima precedentemente preso. In questo caso sono 37 centimetri. Segniamo il punto corrispondente alla metà di questa distanza, quindi 18 centimetri e mezzo. Questo sarà il punto corrispondente a CZ. A questo punto, partendo da CZ, andiamo a riposizionare il metro in modo che vada a toccare nuovamente il punto preauricolare, in questo caso sinistro, e andiamo a fare un nuovo punto che corrisponde a quello che è C3, e lontano il 20% della distanza totale tra A1 e A2, quindi i due punti preauricolari, che corrisponde a 7,4 cm. La stessa cosa faremo dall'altro lato. Partiamo sempre dal punto che abbiamo individuato essere come CZ e ci spostiamo del 20% della distanza totale tra A1 e A2, del 20% appunto, quindi 7,4 cm, e segniamo sempre il punto con la matita rossa. In questo modo abbiamo trovato i due punti di interesse, C3 e C4. A seconda del protocollo, noi andremo a collocare il nostro elettrodo cosiddetto attivo, cioè quello di interesse dello studio, sull'area motoria dell'emisfero leso o sull'area motoria dell'emisfero controlaterale, quello sano. Iniziamo dunque con la procedura di montaggio. Andiamo a sgrassare intorno al punto che abbiamo prima individuato. Sgrassiamo con dell'alcol o della pasta sgrassante. Dopo aver pulito bene intorno al punto che prima abbiamo individuato, in questo caso C3, andiamo a posizionare la benda elastica intorno alla testa del nostro partecipante. Dopo esserci assicurati che non dia troppo fastidio al partecipante, andiamo a posizionare l'elettrodo precedentemente preparato sopra il punto che abbiamo individuato prima. Dopo aver posizionato l'elettrodo, controlliamo che tutti i bordi aderiscano in modo perfetto alla cute del partecipante. A questo punto, montiamo anche l'elettrodo sul braccio. Per prima cosa, sempre con l'alcol o la pasta sgrassante, andiamo a pulire l'area in cui poi applicheremo l'elettrodo. Una volta pulita l'area, chiediamo al partecipante di infilare il suo braccio in un'altra benda sotto cui andrà posizionato l'elettrodo. Prendiamo dunque l'elettrodo precedentemente preparato e andiamo a posizionarlo sulla spalla.
Anche in questo caso prestiamo attenzione che tutti i bordi siano ben attaccati alla cute del partecipante. Bene, ribadisco, gli elettrodi che avete visto in questo filmato non corrispondono alle misure, del protocollo. La fase successiva ha a che fare con, l'avvio dello stimolatore. Per la seduta di stimolazione, per prima cosa accendiamo il nostro stimolatore, cliccando qualche secondo sul tasto verde. A questo punto sullo stimolatore avremo già caricato in precedenza e tutti i protocolli che ci servono, quindi avremo ad esempio nello slot 1 il protocollo Real e nello slot 2 il protocollo Sham. Per andare a selezionare il protocollo di nostro interesse, clicchiamo freccia in su una volta. Start and stop e Bluetooth insieme per qualche secondo e andiamo a selezionare lo slot di nostro interesse. In questo caso, ad esempio, potrebbe essere lo slot numero 2. Lo selezioniamo e clicchiamo Bluetooth per caricarlo. A questo punto il protocollo è caricato. Torniamo nella nostra schermata principale cliccando una volta il tasto freccia giù e quindi siamo pronti per la simulazione. Clicchiamo Start and Stop e quando avremo collegato gli elettrodi allo stimolatore, clicchiamo nuovamente Start and Stop per far partire la stimolazione. E a questo livello, possono succedere, due tipi di problemi. Uno, se non collegate gli elettrodi, il vostro motore non parte. L'altro, problema può essere che, gli elettrodi siano collegati, ma ancora lo stimolatore non parte. In quel caso, come anticipavo prima, vuol dire che l'impedenza, il contatto fra elettrodi e cute non è buono. Bisogna, o aspettare un attimo perché il contatto migliori o comunque cercare di pulire meglio la cute sotto l'elettrodo per migliorare, per ridurre l'impedenza e perciò migliorare il contatto. Questo che vedete in questa diapositiva sono i due montaggi per quanto riguarda l'elettrodo cosiddetto attivo, che può essere o anodica, stimolazione anodica o stimolazione catodica, va collocata con questo orientamento, 5 per 4, tenendo conto perciò del collocamento dell'area motoria primaria. Invece l'elettrodo cosiddetto di riferimento o elettrodo di ritorno va collocato a livello della spalla controlaterale, come vedete in questa diapositiva. Alcuni suggerimenti pratici, l'idea è di usare questa fascia elastica perché in questo modo tutte le parti dell'elettrodo vanno a contatto con lo scalpo. Non usate questa fascia elastica invece che generalmente trovate come dotazione degli stimolatori disponibili in commercio, perché usando questo tipo di fascia l'elettrodo alla fine non entra, cioè si formano delle zone di maggior contatto e zone dove non c'è nessun contatto fra l'elettrodo e la cute. Un altro suggerimento per dare una vita un po' più lunga ai vostri elettrodi è quello di evitare di togliere gli elettrodi tirando il filo, perché se magari le prime volte gli elettrodi escono dall'attacco, poi a lungo andare il filo si rompe e inizialmente ci possono essere problemi nel leggere la bontà dell'impedenza, ma a un certo punto proprio non partirà più lo stimolatore. Perciò l'ideale è di tirare l'elettrodo, far uscire l'elettrodo mantenendo la parte, non il cavo, ma la parte rigida del connettore. Questo è tutto per quanto riguarda il montaggio della TDCS, la programmazione dello stimolatore. Se non ci sono domande, adesso passerei subito la parola a Mauro Mancuso, Eccomi. così puoi caricare. Perfetto. Allora, buonasera a tutti, ciao. Dicevo, questo webinar, come diceva prima Carlo, l'abbiamo voluto organizzare per soddisfare qualche dubbio. Sicuramente qualcuno di voi ha già iniziato a guardare il protocollo, le scale, forse qualcuno anche ha già iniziato a fare qualche prova, qualche tentativo, cosa che si diceva l'altro giorno con Carlo, è sicuramente raccomandata.
perché mentre si fanno le cose poi dopo uno si rende conto di quelli che sono i problemi e li risolve di conseguenza velocemente. Dunque io ho preparato poche slide, ma giusto per fare una carrellata molto veloce sulla OCS, per ricordarvi alcuni criteri, alcuni principi di somministrazione, e poi dopo, come si diceva prima, se qualcuno ci ha già provato, ha qualche dubbio, questo è il momento giusto per discuterlo, insomma. Allora, la Oxford Cognitive Screen, come già sapete, è una scala, è uno strumento per una valutazione delle funzioni cognitive nel paziente con ictus. È stata studiata appositamente dal gruppo di Glean and Friis, e noi qualche anno fa ne abbiamo fatto la validazione in italiano. Quindi è un buono strumento perché ha a disposizione dati normativi calcolati su popolazione italiana. E abbiamo fatto una versione quindi tradotta in italiano, e l'abbiamo validata e l'abbiamo tarata. E la scala è interessante perché è costruita in maniera tale da massimizzare l'inclusione dei pazienti anche in una fase molto molto precoce, ed è capace, a differenza di tutte le altre utilizzate impropriamente per lo studio dell'impairment cognitivo nei pazienti con ictus, è capace di rilevare sia il neglette che l'afasia. E in maniera particolare per il neglette è già capace di fare una valutazione di buon livello. Ovviamente ricordatevi sempre che la OX è un test di screening, quindi serve per rilevare il problema sostanzialmente, individuare quali sono i domini cognitivi prevalentemente compromessi. È strutturata in cinque domini cognitivi, attenzione, memoria, linguaggio, prassi e numeri, e i test sono studiati per analizzare più di un problema contemporaneamente. Questo è stato fatto per ottimizzare i tempi, ovviamente, tant'è che quando diciamo la pratica nella somministrazione è stata fatta, normalmente un paziente anche molto molto precoce, cioè molto vicino alla data, al momento, all'onset della lesione, il tempo necessario di circa 15 minuti. Può essere proposta anche a letto, questo lo rende uno strumento ancora più potente. È facile sia da somministrare che da correggere, veramente molto molto semplice, e alla fine non c'entra con lo studio, ma insomma ve lo dico uguale, c'è una specie di snapshot, ora ve lo faccio vedere, che ci aiuta a disegnare il profilo cognitivo del paziente. È molto utile in fase di definizione del progetto riabilitativo. Sono 10 subtest. L'ordine di somministrazione è scelto per stabilire il livello di partecipazione del paziente, quindi soprattutto le prime prove ci consentono, come dire, di ipotizzare che quelle successive saranno valide. Ed è composta da materiali molto semplici, cioè classico test penna-carta. Non è commercializzata, cioè non è venduta, quindi si ottiene gratuitamente. Se non ce l'avete, noi avevamo aperto un link con l'Università di Birmingham, di Oxford, al quale era possibile collegarsi e scaricare tutto il materiale in italiano. E a un certo punto il sito chiede un fee di 300 sterline, ma c'è l'opzione partecipa a uno studio con il gruppo italiano, e quello, cliccando quella, vi dà accesso libero ai materiali. In alternativa, se avete un qualsiasi problema, mi mandate una mail a questa mail che vedete qui nelle diapositive, m.mancuso62@gmail.com, e io vi mando tutto quanto il materiale per somministrare la scala. Questa è la scheda per la raccolta dei dati, come vedete è veramente molto semplice, e questo è lo snapshot che vi dicevo, giusto così per curiosità, che è possibile
annerire nelle aree più compromesse per farsi un'idea del profilo cognitivo generale del paziente. Scorriamo molto velocemente le prove. La prima è di denominazione di figure. Si presentano nel manuale, ci sono queste figure stampate sui fogli, quindi si presentano al paziente. Vi consiglio di plastificare questo materiale, cioè una volta avete fatto la copia, tra l'altro il materiale mi è distribuito in PDF, quindi non c'è problemi di misure, lo stampo più grosso, lo stampo più piccolo, cioè è un formato fisso e viene uguale per tutti, su tutte le stampanti, quindi non c'è problemi. Una volta fatto è conveniente plastificare questo materiale per utilizzarlo, insomma. Si chiede banalmente la denominazione di questi disegni e viene assegnato un punto per ogni riconoscimento effettuato. È permessa l'autocorrezione, quindi il paziente se sbaglia si può correggere e viene presa in considerazione l'ultima risposta. In questo caso invece si presentano queste pagine, sono tre pagine diverse, nell'ambito delle quali c'è il frutto, si chiede di indicare il frutto, e poi si chiede di indicare l'animale e poi si chiede di indicare l'attrezzo. Viene assegnato un punto per ogni risposta corretta e anche in questo caso il paziente si può autocorreggere. Scusate, ho detto un'imprecisione prima, la pagina è una sola, viene presentata una sola pagina con queste quattro figure e il paziente deve di volta in volta indicare qual è il frutto, qual è l'animale, qual è l'attrezzo. Il compito dell'esaminatore è chiedere in tre volte, mi indica il frutto e aspetta la risposta, mi indica l'animale, aspetta la risposta e via così. È ammessa l'autocorrezione, quindi se inizialmente, soprattutto per il frutto, il paziente indica la carota e poi dopo indica la pera, si prende per buona l'ultima risposta data, che è appunto in questo caso quella giusta, che è la pera. E qui invece abbiamo la possibilità di chiedere ai pazienti in prima battuta in che città siamo, in che parte del giorno siamo, in che mese siamo, in che anno siamo. E viene assegnato un punto per ogni risposta corretta e per evitare che pazienti con compromissione importante del linguaggio vengano fortemente penalizzati, possiamo utilizzare queste cartelle di aiuto al paziente che non penalizzano il punteggio. Quindi se chiediamo al paziente dove siamo e il paziente indica prima Siena, invece siamo a Grosseto, poi si corregge, anche in questo caso viene accettata l'ultima risposta corretta. Se alla domanda dove siamo il paziente non è in grado di rispondere, a quel punto tiriamo fuori la scheda, gli chiediamo in quale di queste città siamo, il paziente indica Grosseto, viene ritenuta risposta corretta, risposta giusta. E nel manuale trovate anche la procedura per modificare le città, perché in questo caso noi siamo a Grosseto e quindi vi faccio vedere quello che adottiamo noi, ma nel caso uno sta a Milano, chiaramente no, Milano andrebbe ancora bene, Bologna per dire, questo cartoncino non va più bene. E allora nel manuale ci sono le istruzioni per modificare le città in maniera corretta. Ancora il campo visivo, molto semplice, è quello che viene fatto sostanzialmente nell'NIH Stroscale, un punto giusto per ogni risposta giusta e 0 punti se la risposta non è giusta. Oh, questa è la lettura di frase, è una frase, come vedete, un po' inusuale, ma è stata frutto di una elaborazione piuttosto articolata di alcuni linguisti italiani che ci hanno dato una mano e che
hanno lavorato molto per, diciamo, declinare una frase che rispettasse le regole che erano state adottate per la frase inglese. E, si chiede semplicemente al paziente di leggere questa frase e si assegna un punto per ogni parola letta bene. E la scrittura di numeri è molto semplice, si dettano i numeri da scrivere su una pagina con delle righe, quindi 708, 15.200 e via dicendo, e si assegna un punto per ogni numero scritto bene. E, il calcolo è lo stesso, viene chiesto al paziente di fare questo semplice calcolo aritmetico a mente, quindi 6 più 3. Nel caso in cui il paziente avesse bisogno di un aiuto, si presenta il cartoncino con l'aiuto e non c'è penalizzazione anche in questo caso. Oh, questo è invece il test per valutare sostanzialmente il neglect. Si chiede al paziente di barrare tutti i cuori interi, grandi o piccoli che siano. C'è una prova di Ranin, che ora non vi ho fatto vedere, ma che è molto semplice fare, e si cronometra il tempo per il paziente. Alla fine è possibile calcolare non soltanto la presenza di un punteggio di asimmetria, quindi indicativo per emiattenzione spaziale, ma è possibile calcolare anche il punteggio di accuratezza, che è molto utile per valutare l'attenzione del paziente. Inoltre, questo test ci consente anche di valutare il tipo di neglette, se è un neglette egocentrico o un neglette allocentrico, che è un'informazione molto importante in termini clinici. Questo è il box che deve essere completato, che deve essere utilizzato per la correzione del test. Il test deve essere completato in massimo 3 minuti, per il paziente ha quindi questo tempo a disposizione per effettuare l'esercizio. La correzione è molto semplice, cioè, viene fornita una griglia, perché in mezzo a tutti i cuori è facile sbagliarsi, in realtà viene fornita una griglia di correzione, quindi uno limita l'errore nella correzione, l'errore da parte dell'operatore nella correzione, e due, facilita molto la correzione. Questo è il test di Prassia, l'imitazione di gesti, vengono fatti questi gesti e viene assegnato punteggio differente a seconda che il gesto sia fatto bene subito dopo la presentazione senza errori, quindi si assegnano 3 punti. Si assegnano invece 2 punti se viene fatto bene dopo la seconda presentazione, 1 punto se invece viene fatto un solo errore dopo la seconda presentazione. Se viene fatto più di un errore o non viene fatto, chiaramente il punteggio è 0. Qui si richiede nella sezione A se il paziente si ricorda la frase che aveva detto prima. Ah, mi sono dimenticato di dire, quando si fa leggere quella frase si puntualizza. Comunque tutte queste informazioni le trovate ben dettagliate nel manuale. Comunque si puntualizza di ricordare bene la frase, perché poi dopo verrà richiesta. Quindi si avverte il paziente di fare una memorizzazione dello stimolo. Dopodiché si chiede al paziente quali delle parole presentate in questi elenchi erano presenti nella frase, e nella sezione C, che invece è una prova di memoria incidentale, viene chiesto quali sono le figure che sono state viste prima, che cosa hai cancellato, cuori, stelle, croce e facce, e che cosa hai scritto, parole, lettere, numeri, prezzi. La decima prova
la nona, scusate, prova a memoria differita riconoscimento. Questi sono i cartoncini che si utilizzano per il riconoscimento facilitato, e anche in questo caso l'aiuto che si fornisce al paziente non penalizza il punteggio. Questa invece è l'ultima prova, la prova di funzioni esecutive, è divisa in tre parti. La prima parte si chiede al paziente di unire con una linea i cerchi dal più grande al più piccolo, in una seconda parte i quadrati dal più grande al più piccolo, e nella terza parte si chiede al paziente di unire i quadrati e i cerchi alternando le figure e andando dal più grande al più piccolo. Sono 6 punti per la prima prova, 6 punti per la seconda, 13 per la terza. Il punteggio finale viene dato dalla differenza tra la connessione mista e la connessione semplice. Il tutto, stiamo lavorando su questo file Excel, può essere riportato in questo file Excel dove ci sono c'è la fascia di età, la scolarità e il genere, si inseriscono punteggi grezzi e in automatico vengono fuori i punteggi, le prove se è patologico o normale, quindi viene corretto in automatico il test. Viene prodotto un output a stampa che può anche essere utile da mettere, da conservare o da mettere in cartella, e vengono fatti questi grafici a tela di ragno che sono molto utili per vedere quali sono le aree cognitive più compromesse. Allora, siccome abbiamo ancora 20 minuti di presentazione, io suggerivo di proseguire con la presentazione di Donatella Bonaiuti, in modo tale che rimandiamo le domande dopo e cerchiamo di rimanere per quanto possibile nei tempi, se siete d'accordo. Ok, allora cerco di condividere ora la presentazione. Riuscite a vedere? Ecco, ovviamente. Vedete la presentazione? Non è splendida. Non è nitidissima. Può essere una traccia comunque. Quello che deve essere il mio intervento è brevissimo, è di ricordo delle tappe significative della valutazione del paziente. La valutazione si ricorda che deve essere la più omogenea possibile, quindi le scale e l'utilizzo delle scale che vengono suggerite, vengono meglio richieste nel protocollo, devono essere eseguite con rigore. Ricordo, la valutazione viene fatta prima del trattamento, poi dopo una settimana al T1, dopo 2 settimane al T2 e alla fine del trattamento dopo 3 settimane. E poi al follow-up, che è T4, a 90 giorni dall'inizio del trattamento, non della fine. Ecco, è importante, bisogna avere un po' di pazienza per ripassare la Fugger-Meyer, perché non è poi in fondo così usata, o perlomeno non è usata col massimo rigore da tutti noi. Qui c'è il link, lo troverete poi nelle slide, nelle presentazioni che verranno fatte circolare, il link al filmato di YouTube, che secondo me è quello più chiaro. Se riesci, Carlo, a metterlo, è più chiaro poi, perché si vede bene il paziente mediamente compromesso, si vede qual è la sua compromissione. Qui non c'è un audio. Vi ricordo che nella scheda di raccolta dati viene segnalato bene come dare il punteggio. Diciamo che l'operatore deve dare delle istruzioni chiare, molto concise, però deve simulare il gesto prima del paziente in modo da mostrarglielo. Deve farlo eseguire prima nel lato sano e poi nel lato leso. Può aiutare, può aiutare il paziente solo sostenendo il gomito quando necessario. Qui si vede la prima fase, si rilevano i riflessi,
bicipite, tricipite, da una parte dall'altra si vede la riflessia, l'iporiflessiva o l'iporiflessia oppure l'attività riflessa stimolabile. Poi, ecco, vedete che l'operatore mostra il gesto, il paziente lo esegue col lato sano e poi lo esegue col lato compromesso. Questi sono, allora, si inizia con i movimenti in sinergia flessoria dell'arto superiore e poi in sinergia estensoria, quindi l'inverso, dall'occhio al ginocchio controlaterale. Poi si richiedono i movimenti inizialmente indipendenti dalle sinergie, mano dietro la schiena e si vede se il paziente, in pratica i punteggi sono movimento normale, parzialmente eseguito, non eseguito, quindi anche questo è semplice. Elevazione dell'arto a gomito esteso. E poi pronosupinazione dell'avambraccio a gomito flesso. Sempre lato sano e lato leso. Poi cominciano i movimenti con relativa indipendenza dalle sinergie, abduzione a 90 gradi, a gomito esteso. Elevazione del braccio a 100, a 90 e poi a 180 gradi col gomito sempre esteso. E la pronosupinazione a gomito esteso. Quando è troppo faticoso, l'operatore può aiutare, ma solo per sostenere il gomito nei movimenti distali. Poi si procede con i movimenti sempre più distali, quindi i movimenti del polso col gomito flesso, ecco allora, gomito flesso, si chiede la stabilizzazione in flessione o in estensione, verificando la resistenza, cioè verificando la resistenza. La resistenza alla resistenza, insomma, quindi è anche una prova di forza. Poi, flesso estensione, quindi in dinamica, con il gomito flesso, e flesso estensione del polso col gomito esteso. Anche qui si prova la resistenza alla pressione dell'operatore. Neanche controlateralmente, vedete? Ok, poi la circonduzione, quindi no, questo è in dinamica sempre, col gomito esteso. Quindi a gomito flesso, circonduzione del polso. Gli piace farlo e continua a farlo. Deve farlo anche di là, ma controlateralmente, e questo è già più difficile. Poi si passa ai movimenti, alle performance motorie della mano. Soprattutto qua può essere possibile l'aiuto dell'operatore. Quindi stringere a pugno la mano, aprire bene le dita,
Quindi i vari tipi di presa. Questa è la presa a gancio, si prova anche la resistenza. La presa laterale, qui in questi in questa fase, questa è l'unica fase in cui è necessario avere un po' di materiale a disposizione, quindi un foglio e poi successivamente delle lattine. Presa quindi laterale. Adesso la presa a pinza. Vedete che c'è la resistenza da parte dell'operatore, si verifica quindi la tenuta della presa. La presa cilindrica. Anche in questo caso la resistenza, la tenuta della presa è verificata con accuratezza, quindi anche con la resistenza in laterale per far sfuggire la lattina, per esempio. E poi la presa sferica con una palla, con una pallina. Ecco, in ultimo le prove di velocità e di coordinazione, cioè portare il dito dal ginocchio al naso più velocemente possibile. Si vede l'eventuale tremore, si vede l'eventuale dismetria e si calcola quanto è più lento, cioè la velocità del movimento rispetto al sano, al lato sano. Ecco, questo è semplicemente la Vogelmeier finita qua. Grazie Carlo, si può riprendere con le diapositive, con la presentazione. Quindi, ricapitolando, bisogna essere ben attenti a essere ben precisi col paziente perché si confonde, si può mimare l'azione. Si fa eseguire prima con l'arto sano e poi si fa eseguire con l'arto compromesso anche 3 volte registrando la performance migliore. Non si aiuta il paziente se non quando i movimenti sono più distali, quelli polso e delle dita, per sostenere il gomito e l'avambraccio. La prossima. Ecco, altre annotazioni, secondo me importanti, anche se le cose sono semplici, però non sottovalutiamole. Si valuterà descriverà ad ogni valutazione il dolore alla spalla nelle ultime 24 ore, quindi non ultima settimana, non genericamente all'arto superiore, ma alla spalla nelle ultime 24 ore, utilizzando le definizioni ancora. Nessun dolore, lo 0, nessun dolore. Il 10, il massimo, il peggior dolore possibile e pensabile, quindi quasi da suicidio, insomma. E questo avanti. Poi, vabbè, per la massa direi che la cosa da ricordare è che si riporta il totale dell'aumento, cioè del tono misurato alla spalla, gomito e polso. In particolare all'abduzione della spalla, l'estensione del gomito e l'estensione del polso. Quindi si fa il totale. Avanti. Box in blocks. Si ricorda che c'è una sequenza nello svolgimento del test. Beh, prima di tutto dobbiamo avere molti cubetti di legno del lato di 2,5 cm e una scatola divisa da una
da una paretina più alta del bordo della scatola. La parete, il divisorio deve essere posto di fronte al paziente a metà del paziente, e si parte sempre dal lato dominante e poi si fa la prova nel lato non dominante. È permesso fare 15 secondi di prova prima e poi il test vero e proprio dura un minuto. Ricordo, un minuto per il lato dominante e un minuto per il lato non dominante, indipendentemente dal fatto che siano qual è il compromesso, qual è il plegico, eccetera. Vale sempre calcolare la presa e il sollevamento del cubetto, anche se il punto è positivo, anche se poi il cubetto finisce fuori dalla scatola o addirittura per terra. L'importante è che superi il divisorio. Andiamo avanti. La Bartel non richiede delle segnalazioni particolari, è secondo il Bartel Index di Mahoney del 1965, quindi su centesimi. Andiamo avanti. Il TCT, anche questo non credo che chieda una spiegazione particolare. Andiamo avanti. La Berg Balance Scale è chiarissima anche nella scheda di rilevazione di descrizione del paziente, tutti i punteggi vengono ben descritti e quindi non troverete difficoltà. Andiamo avanti. Forse non c'è. Ah sì, questo nei time meters ci tengo a ricordare che in realtà non è la velocità di velocità di raggiungimento dei 10 metri, ma è la velocità mantenuta tra il secondo e il sesto e l'ottavo metro. Quindi si fa partire il paziente, si fa scattare il cronometro quando il piede dominante supera il marcatore dei 2 metri, si accende il cronometro, lo si spegne quando raggiunge 8 metri. Perché il paziente poi rallenterà perché arriverà a 10 metri. Ricordiamo che si fanno 3 trial, si calcola la media delle 3 prove in velocità autoregolata del paziente e poi nella velocità più alta possibile. Ovviamente il paziente deve essere autonomo nel cammino, ma può utilizzare degli ausili. Basta così, c'è la FAC, anche questa da misurare, ma non credo che ponga problemi per voi. Un'altra cosa importante è che per il trattamento riabilitativo come protocollo non è che diciamo cosa bisogna fare, perché sarebbe veramente impossibile e anche non praticabile in nessun centro e con nessuno di noi, nessun fisioterapista, nessun responsabile di servizio, eccetera. Si dice il trattamento deve durare un'ora. Si chiede però, essendo poi pazienti che senz'altro sono compromessi sia all'arto superiore che nel cammino, di seguire una sequenza fissa. I primi 20 minuti esercizi per il recupero dell'arto superiore, poi i 20 minuti successivi, pressappoco, per l'arto inferiore e poi per esercizi, per il training, per il cammino e per l'equilibrio. Questo in modo da avere la coincidenza della stimolazione transcranica nella parte iniziale del trattamento quando si fanno esercizi per il recupero dell'arto superiore. Ricordiamo che ovviamente il trattamento deve essere pulito nel periodo della TDCS, quindi non sono consentiti trattamenti con la robot, con altri dispositivi, con l'elettrostimolazione, eccetera, tantomeno con la tossina botulinica. Ecco, questo è quanto secondo me è da ricordare bene ed è l'essenziale di quello che si consiglia sia nella valutazione che nel trattamento. Grazie. Allora, io direi che a questo punto mandateci, scriveteci a che punto siete. Se avete domande, dubbi, mentre preparate i vostri protocolli, scrivete questi dubbi e queste domande all'indirizzo studio italiano TDCS.
Fateci sapere appunto a che punto siete e ci sarà poi un'ulteriore riunione operativa di startup del progetto dove vi verranno anche dati indicazioni per quanto riguarda la randomizzazione e verranno eventualmente chiariti eventuali dubbi, gli ultimi dubbi possibili, perché dopodiché quando partiamo non ci saranno, non devono esserci più dubbi di nessun tipo. Grazie a tutti e ci aggiorniamo per la fase successiva. Buona serata.